calcio con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buon pomeriggio amici sportivi, ben ritrovati, nuova puntata di Zona Campionato, puntata importante, ricca di spunti, una giornata dolce amara per le genovesi con il Genoa che vince in casa contro il Parma al Ferraris per 3-1, l'ennesima incertezza di Edoardo, questa volta non costa il successo agli uomini di Ballardini, mentre la Samp dopo una settimana caratterizzata dalle polemiche tra Garrone e i tifosi, la partenza un po' inaspettata di Giampaolo Pazzini cade e cade brutalmente in quella del San Paolo dell'ex Mazzarri. 4-0 senza attenuanti per gli uomini di mister Di Carlo che adesso rischiano seriamente dal punto di vista psicologico anche di andare incontro a un periodo molto difficile. Ma ne parleremo insieme ai nostri ospiti. Intanto un buon pomeriggio Ilaria Monti, ciao Ilaria. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Torna con noi Roberto Canepa, uno dei nostri uomini allenatori. Ciao Roberto. Ciao a tutti, un buon pomeriggio, una buona serata a tutti i telespettatori. Ilaria, intanto, subito che cosa è successo in attesa della tua Juventus questa sera? Per favore, sono già preoccupata. Allora, nell'anticipo di ieri il Catania perde 2-0 contro il Milan, gol di Robinho Ibrahimovic, la Lazio batte 2-0 la Fiorentina con una doppietta di Kozak, e oggi sospesa per le condizioni climatiche Bologna-Roma, Brescia-Chievo finisce 0-3, doppietta di Pellissier e Mandelli, Cagliari-Bari 2-1, doppietta di Matric e Okaka, Genoa-Parma 3-1. Autogol di Paletta, Palacio, Calazze e Crespo, Inter-Palermo finisce 3-2, doppietta di Pazzini e Tomicoli e Nocerino, Lecce-Cesena pareggio 1-1, Corvi e Bogdani, scusate, Napoli-Sampdoria 4-0, tripletta di Cavani e Hamsik. Per stasera una classifica, Juventus-Udinese, per una classifica che vede il Milan in testa con 47 punti, prosegue il Napoli con 43, poi la Lazio 40, Roma e Inter a 38, entrambe con una partita in meno, Juventus 35, anche lei con una parte in meno, Palermo 34, Udinese 33, Cagliari 29, Genoa, Chievo e Sampdoria 27, Fiorentina, Parma e Bologna 25, Catania 22, Lecce 21, Cesena 20, Brescia 18, chiude il Bari mestamente a 14 punti. Intanto Roberto, subito un'analisi importante per il Genoa, questo turno ci voleva una vittoria per scacciare i fantasmi della zona calda, Samp che naviga comunque in quartieri di classifica tranquilli, ma che sicuramente ha avuto a che fare con una settimana veramente particolare. Una settimana particolare, io ho assistito all'allenamento di martedì del Genoa, sotto al Pio, e si respirava questo benessere, questo stato di benessere fisico, atletico e anche psicologico, nonostante ci siano state qualche defezione importante, i nuovi sono inseriti e subito saltava all'occhio la brillantezza di Konkò, che si è poi rivelato oggi uno dei tasselli più importanti della squadra rossoblù. Di contraltare, la Samp purtroppo ha fatto le spese e della perdita del pazzo e soprattutto, secondo me, anche nell'entità del risultato dell'assenza di Gastaldello e di Lucchini. Secondo me era da mettere in preventivo di andare a Napoli, dove anche le grandi, parlo di Juve, parlo di altre squadre, hanno lasciato i tre punti o hanno rischiato di farlo, e si poteva mettere il preventivo che fosse una domenica con pochi punti in saccoccia, però magari le dimensioni hanno assunto queste proporzioni proprio perché magari più che il pazzo Gastaldello e Lucchini sono ormai un valido baluardo difensivo. Secondo me adesso Di Carlo dovrà essere lasciato in pace, bisognerà lasciarlo lavorare nonostante questo momento di tensione, e quindi per trovare il bando della matassa. Il Genoa ha raggiunto la Samp, quindi le due genovesi a pari. È una situazione di classifica, secondo me, che se queste due squadre in questo momento con approcci psicologici diversi vengono lasciate lavorare, i loro mister vengono lasciati lavorare, potranno dare soddisfazioni relative ormai per la stagione, ma col proseguio dei campionati e con questo benedetto fair play finanziario in arrivo, secondo me prima o poi le soddisfazioni se le toglieranno anche le genovesi. Non dimentichiamo che c'è anche il derby, un derby da giocare che comunque potrebbe dare, ci auguriamo per la par condicio, un punto a testa che potrebbe comunque muovere la classifica o comunque far fare un bel balzo a una delle due formazioni, portandola a ridosso della zona che conta, anche soggettivamente, come dicevi tu, forse ad oggi tutte le squadre che stanno nella parte sinistra della classifica, a eccezione del Cagliari, sono superiori sia al Genoa che alla Sampdoria in questo momento. Sì, dicevo, bisogna prendersi delle soddisfazioni sul lungo termine. Adesso le squadre hanno programmato, hanno sistemato, secondo me, in maniera ad hoc i bilanci, e c'è una programmazione che va, come dicevamo anche le altre volte,
oltre il discorso prima squadra, c'è un discorso societario, c'è un discorso anche di settore giovanile. Ieri ho avuto modo di andare a vedere la primavera della Samp, che si è imposta alla grande contro il Sassuolo, quindi c'è dietro un lavoro e una piramide in entrambe le società organizzativa. Come abbiamo detto prima, quando arriverà questo benedetto fair play finanziario, può darsi che tante squadre che ora sono davanti a Genoa e al lato sinistro della classifica, tolte le big, che probabilmente rimarranno sempre big, dovranno fare i conti anche loro con i bilanci e col fare i bilanci in maniera corretta soprattutto. Il titolo che è pronto, Palacio il migliore in campo, un rientro necessario per il Grifone. Sentiamo che cosa ha detto il giocatore argentino. Penso che oggi abbiamo giocato una partita molto buona contro una squadra che è difficile e per fortuna abbiamo vinto. E sì, penso che hanno arrivato giocatori molto forti e bueno, penso che dobbiamo continuare lavorando per migliorare. No, dobbiamo andare passo piano piano. È un campionato molto difficile dove c'è tanti squadra buona e dobbiamo migliorare per andare un po' più avanti. Queste le parole di Palacio, importante il rientro di questo giocatore. Sì, sicuramente Palacio è una delle pedine fondamentali, ha fatto grande il Genoa di Gasperini, potrebbe fare grande anche il Genoa di Ballardini. Ho visto un'immagine molto significativa, Edoardo che salutavo, oggi Edoardo mi sembra sia stato anche appoggiato dai tifosi. Quindi... Sì, però ti posso dire che è un professionista. Martedì, ripeto, sono andato al Pio, l'ho visto lavorare con Mister Spinelli, è un professionista. Prima di lasciarlo andare via, e speriamo che non succeda qualche sorpresa domani, ultimo giorno di mercato, io ci penserei. Pensi che succederà qualcosa da una parte o dall'altra o a questo punto finisce così? Penso che se succederà qualcosa potrebbe essere giusto qualche scambio che potrebbe riguardare magari il portiere in casa a Genoa. La Sam penso che abbia chiuso il suo mercato sia in entrata che in uscita. Poi il bello del calciomercato in queste tante sezioni è proprio questo, fino all'ultimo si può buttare dentro il contratto. Tra l'altro poi andremo anche a sentire quello che ha detto Garrone in settimana, perché comunque dopo lo sfogo di Preziosi, che ha messo un pochettino sul chi va là l'ambiente Genoa, c'è stato anche lo sfogo di Garrone, il primo vero sfogo di Garrone da quando è presidente della Sampdoria, uno sfogo importante, anche lui ha detto se la corda è già tesa, se la tiriamo ancora un po' si spezza, mi lascio alla Sampdoria e me ne torno a fare quello che facevo prima. E qua anche con i tifosi il rapporto si è un po' incrinato, ma intanto ne parleremo con calma successivamente. Adesso, in attesa che arrivino altre voci, apriamo la solita finestra dedicata alla pallanuoto con il consueto punto di Guido Martinelli. Le gare più importanti della terza di ritorno in fase playoff e retrocessione. Equilibratissima fino in fondo, Bogliasco alla sua quarta vittoria consecutiva, Florenzia in uno scontro diretto per il quinto posto. Distanziata dai bogliaschini di 6 punti nelle ultime due gare, bogliaschini che sono ora a più 2 dal quarto posto. 7 volte in vantaggio di più 1 gli ospiti, che devono vincere a tutti i costi, 7 pareggi dei biancazzurri, in una gara non bellissima e costellata dai molti errori difensivi, come testimonia il primo tempo 5-5, con 10 gol complessivi su 18-19 azioni disponibili. Non è in forma il portiere Gigliato, il genovese Luca Minetti, se ne accorge Dusan Popovic, che nel secondo quarto lo avvicenda con il giovane Mugelli. Tutti si aspettano i gol di Chicco Pagani, secondo cannoniere dietro Zlokovic, e del centroboa Cosmin Radu, tenuto benissimo da uno strepitoso Vergano classe 93. E invece viene fuori il nazionale Bini. Certo, eravamo partiti per... questi 3 punti ci servivano veramente tanto. Dopo siamo riusciti a finalizzare alcune azioni importanti e il risultato è quello che è. Nel Bogliasco Roman Di Somma si fa vedere nei momenti decisivi. Perfetta parità fino alla terza frazione, quando Gomez e De Meo concedono 2 tiri di rigore consecutivi, 3 in totale contro uno degli ospiti, complessivamente trasformati da Camilleri 2 e Nosek. E i 2 gol saranno poi il divario totale e finale. Campanello d'allarme per il Nervi, al Foro Italico perde da una Lazio che deve ancora recuperare una gara col Camogli e ne perde contatto. Celio porta vantaggio blu arancio nello scontro diretto, ma si fa irretire da Violetti in altre 2 circostanze. Era anche lo scontro diretto fra i 2 grandi portieri, l'ex cosilipino nazionale italiano e il nazionale USA Merrill Moses. E la Lazio, priva di Dirocco la sua seconda giornata e ultima di squalifica, pareggia e va in vantaggio. Partita non bella, trasferimenti lenti, molto agonismo e poca tecnica. Sul Nervi gravano le 2 sole superiorità numeriche vincenti su 9 ottenute. Non meglio la Lazio che, tuttavia, azione da casistica della pallanuoto, imbastisce una controfuga vicino al gol con un possesso palla attivato di piede.
In alta classifica spicca Savona Brixia, maestro Mistrangelo contro allenatore Bovo, rivincita della semifinale di Imperia di Len dell'anno scorso. Si impongono i biancorossi con un rapido 2-0 nel primo quarto, che sarà anche il divario conclusivo, sotto per 3-4 nella seconda frazione, poi accelerazione definitiva. Tre reti di Valerio Rizzo, due di Janovic nella Brixia doppietta di Roberto Calcaterra. Vittoria di Prorecco sul Latina dell'ex Alessandro Calcaterra all'Asciutto per 15-5, triplette di Di Costanzo e Figlioli. Del Posillipo, terzo assoluto per 12-5 sull'Ortigia dell'ex Scotti Galletta con 5 reti del Mancino Gallo. Del Camogli, 4 gol di Michele Luongo sull'Imperia che crolla nel secondo tempo ma pareggia gli altri 3. Doppiette di Sacco, Cesini, Emolo e Amelio nei giallorossi. C'è un solo sito che racconta tutto lo sport ligure ad ogni livello. Dai professionisti ai dilettanti per arrivare agli amatori, è liguriasport.com, il portale ufficiale dello sport ligure. Tutte le notizie, gli approfondimenti, le interviste di personaggi dello sport ligure in tempo reale, gli eventi e i risultati dalla A di atletica alla V di vela, passando per le più importanti discipline sportive praticate nella nostra regione. Solo su liguriasport.com trovate l'elenco di tutte le 3.000 società sportive liguri con i riferimenti aggiornati e ancora tutti i dati su federazioni ed enti sportivi, i media, le schede su libri ed eventi sportivi e l'enciclopedia degli sportivi liguri con le schede di tutti i più importanti protagonisti di casa nostra. www.liguriasport.com, il sito leader dello sport in Liguria con più di 500.000 pagine visitate al mese. www.liguriasport.com per sapere tutto sulla tua disciplina sportiva e per conoscere prima degli altri eventi e personaggi che diventeranno grandi. Che ti offre e Samp partita per partita e il presente rosso-blu cerchiato con news aggiornate in tempo reale, fotogallery, video, interviste e un impareggiabile speciale derby. GenoaSamp.com è il primo storico sito dedicato alle squadre genovesi di calcio, più di 400.000 pagine visitate al mese e un ricco database che giorno dopo giorno si arricchisce di tutti i profili dei calciatori che hanno vestito le maglie di Genoa e Sampdoria. www.genoasamp.com. Ecco l'indirizzo per conoscere tutte le ultime news sulla tua squadra del cuore e per scoprire tutte le curiosità sui tuoi campioni. www.genoasamp.com. Il derby va in rete. Ben ritrovati, nell'attesa di riportarci al Ferrari e al San Paolo con le voci dei protagonisti, Ilaria, subito una carrellata per ciò che riguarda i risultati di Lega Pro e di Serie D. Assolutamente, allora in prima divisione è stata rimandata a causa delle condizioni atmosferiche la partita tra lo Spezia e Sud Tirol. In seconda divisione la Sanremese pareggia 1-1 col Montichiari, il Savona vince 2-0 sulla Sacilese, il Virtus Entella Trizium finisce 1-1. Invece la Serie D abbiamo Asti Lavagnese 0-0, Borgosesi Acuneo 1-2, Chiavari Caperana Santià 0-0, Chieri Novese è stata rinviata, Sarzanese Rivoli 0-0, Seregno Gallaratese 1-1, Vigevano Vanalbese 0-0, scusate, rinviate Acqui d'Ertona, Acquanera Borgorosso e Settimo Calcio San Cristof. Tanti rinvii dovuti anche al maltempo, dicevamo, anche se ci occupiamo di sport e di calcio, c'è anche una notizia di cronaca relativa ad una slavina. Ultimamente, perché comunque si parla di piste da sci e quindi sempre sport, c'è stata una slavina a Santo Stefano Davito che ha coinvolto un maestro di sci di 30 anni, è stato soccorso, ma purtroppo l'elicottero che l'ha soccorso è caduto a terra, si è, a causa di un albero, dei rami che si sono incastrati nelle pale, ora si sta cercando di soccorrere tutti quanti, quindi maestro di sci e soccorritori, stiamo a vedere come va a finire. Nell'attesa di sentire le voci dei protagonisti, facciamo un passo indietro. Settimana importante per la Samp, da lunedì sembrava, addirittura che ci fosse ambizione. I tifosi della Sampdoria avevano preso con grande entusiasmo l'arrivo di Maccarone, poi alla fine la cessione di Pazzini ha fatto scatenare veramente il putiferio. Venerdì l'intervento un po' a sorpresa di Garrone, nella sostanza io i soldi che ho incassato li metterò nel bilancio, è stato Pazzini a voler andare via, poi parleremo anche di Pazzini successivamente. Ma la cosa più importante è la seguente: la corda è tesa, se si rompe io me ne vado. La tua valutazione? Beh, come dicevamo prima, entrambe le società vanno lasciate lavorare. È innegabile che il tifoso aspiri sempre al massimo per la squadra, aspiri al top. Però effettivamente in questi ultimi anni da entrambe le tifoserie sono state abituate, direi, abbastanza bene. Direi diciamo bene, ecco, perché poi è giusto che il tifoso abbia aspirazione, come dicevamo prima.
però secondo me, ed è un'opinione personale, magari verrà smentita, anzi speriamo verrà smentita in futuro, la dimensione di Genoa e Samp in questo momento è quella di avere delle squadre societariamente strutturate in maniera corretta, pronte come dicevo prima per un futuro fair play finanziario, ma che siano a ridosso delle società di primissima fascia. Non si può pensare che Genoa e Samp possano, e per bacino d'utenza, e per abbonati, e per merchandising, tanto indotto che c'è dietro la società, aspirare a essere squadre di primissima fascia. È innegabile che quando si è squadre di seconda fascia e si riesce a azzeccare qualche movimento giusto di mercato, qualche movimento giusto societario, a livello tecnico, di staff, allora magari c'è l'annata in cui si può aspirare a qualcosa di più, e quel qualcosa di più potrebbe essere magari la zona champion. Poi, ripeto, le annate d'oro esistono, e il calcio insegna che negli anni addirittura squadre come Verona e Sampdoria stessa sono riuscite ad aggiudicarsi lo scudetto. Però direi che in un calcio totale, un calcio moderno che si sta andando a delineare, forse questa è la dimensione giusta di Genoa e Samp. La valutazione generale di questa situazione, io credo che, non so se sei d'accordo, ma i tifosi della Sampdoria, per quanto comunque possano essere arrabbiati per aver perso due talenti che facevano dell'attacco della Sampdoria uno dei più importanti a livello di Serie A, anche a livello delle grandi, però bisogna anche valutare che questo presidente, con la sua mentalità, ha comunque portato la Sampdoria in Serie A al primo colpo, ha fatto 4 volte l'Europa, se non vado errata, è arrivato ai preliminari di Champions League, con le sue idee, con i suoi errori, si poteva sicuramente far meglio, ma negli anni insegnano che si poteva anche fare molto peggio. Dall'altra parte lo stesso discorso, comunque ci sono stati problemi qualche settimana fa tra la piazza Genoa e i Preziosi. Oggettivamente, questa è la mia valutazione, non so se sei d'accordo, anche gli ultimi 5 anni del Genoa sono comunque un lustro che è quasi inarrivabile nella storia centenaria dei rossoblù. Quindi comunque vada, sebbene Preziosi lo ha riconosciuto, possa aver fatto degli errori, si garantisce a queste due formazioni una dignità che un poco tempo fa si era persa. Sì, non posso far altro che concordare con quanto dicevi tu. Sia Genoa che Samp hanno avuto in questo ultimo lustro dei risultati importanti. Per quanto riguarda la Samp, probabilmente secondi solo al periodo d'oro dei gemelli del gol Vialli e Mancini. Per quello che riguarda il Genoa, era un po' che non si vedevano dei risultati così. Forse l'unico caso abbastanza isolato era stato quello sotto la guida di Bagnoli con Scuravi e Aguilera. Come dicevo prima, non vorrei diventare ripetitivo, però entrambe le squadre si sono strutturate in maniera corretta, si sono strutturate con un settore giovanile che in entrambi i casi è tra i primi d'Italia, e questo a lungo andare secondo me potrà portare dei risultati che ora magari il tifoso, andando a vedere la partita domenica quando va male, o passando la domenica di oggi per quello che riguarda la Samp Napoli, non riesce a vedere, non, patisce giustamente. Ti interrompo un attimo perché mi dicono che c'è Crespo in diretta. No, diciamo che non siamo stati bravi nel primo tempo, questo sì, senza dubbio, ma abbiamo pagato fin troppo caro certi errori. E magari se andavi sul 2-1, anche sotto sul 2-1, magari nel secondo tempo potevi, sai, rimontare solo un gol, magari ci poteva stare. Invece non è andata così. Pensavo sinceramente che dopo il pareggio magari potevamo fare qualcosa in più, invece abbiamo avuto la sfortuna, la sfortunata azione di Paletta, e poi oltre a quello poi ci abbiamo messo un po' del nostro anche su 3-1. Questione di episodio, anche di concentrazione e cattiveria agonistica negli episodi, che sembra aver favorito un po' il Genoa in questo senso. Ma loro sono stati bravi, dobbiamo fare anche complimenti a loro. Loro sono stati aguerriti, sono stati bravi, arrivavano prima di noi sul pallone. Noi diciamo che non abbiamo fatto un bel primo tempo, però sai, magari non facendo benissimo almeno ti trovi lì sotto di un gol soltanto, invece su 2 gol non è semplice. Avevamo avuto anche qualche occasione nel secondo tempo, soprattutto una di Lucarelli che ricordo benissimo. Sai, se sei sul 2-1 magari ci speri e hai qualche possibilità in più. 3-1 era un po' pesante, però ci avevamo provato anche nel secondo tempo. Ci siamo da capo, altra partita salvezza, altra partita decisiva. Sì, d'altronde questo è stato, diciamo, preventivato, sapevamo che il nostro campionato, parlavo con i tuoi colleghi, è chiaro che uno vorrebbe continuità, ma continuità la devono avere le grandi squadre, la deve avere l'Inter, la deve avere la Juve, la Roma, la devono avere il Milan, gente e squadre che lottano per vincere i campionati.
quando uno ha un progetto di giovani che deve aspettare a farli maturare, farli sbagliare, allora farai una stagione altalenante, è normale. Magari con 3-4 punti in più questa situazione sarebbe molto più tranquilla, ma la realtà del Parma è questa. Senti Anna, sul tuo gol c'è una responsabilità di Edoardo, secondo te, o lo assolvi? No, meno male. Meno male, io ci vado sempre e spero che qualche regalo ci sia, ma non sempre capita. Vado mille volte, magari mi capita una volta, ma sai, non è semplice, non è semplice. Il campo non era in belle condizioni, le rimbalza prima, ci sta l'errore. Di quello che Genoa hai visto, Erno? Ah, un Genoa che è bravo, una bellissima squadra. Ho visto, anche se sono di parte, un ottimo Palacio, perché li voglio bene, perché è un amico, ma l'ho visto veramente bene, veramente bene. Ultima domanda. Grazie. Interrompiamo Crespo perché mi dicono che dall'altra parte c'è Floro Flores, allora andiamo a sentire che cosa ha detto l'attaccante rossoblu. Non è ancora pronto, dovrebbe essere pronto a breve, chiedo alla regia Lumi. Allora ci fermiamo per qualche istante per la pubblicità e poi torniamo con Floro Flores. Ben ritrovati ancora in vostra compagnia, subito a Marassi dove c'è Guido Martinelli, dovrebbe essere in diretta con noi. Ciao Guido. Ciao Matteo, il tutto per dirvi che qui la partita è ovviamente finita da un po' di tempo, avete sentito già dagli spogliatoi che il clima è totalmente diverso, una squadra al Genoa che ha mostrato ben altro centrocampo sia dal punto di vista della potenza muscolare che anche dal punto di vista tattico e tecnico, perché con Codda grossa qualità. Vi racconto due sole cosette di quelle che non avete potuto vedere. Alla fine della partita Edoardo è stato acclamato a gran voce dalla gradinata nord, sapete che c'era un po' di polemichetta su di lui, è arrivato sotto la nord, ha preso la maglia e l'ha gettata ai propri tifosi. Preziosi invece ha rinunciato e ha detto d'ora in poi non parlerò più, alla consueta piccola mini conferenza stampa che effettua alla fine di ogni partita nella sua postazione con tutti i cronisti lì vicino. Flores ha disputato una buona partita, è uscito, lo avete visto, molto molto contento. In ultimo c'è stata una piccola polemichetta che abbiamo riscontrato fra alcuni giornalisti colleghi sulla conduzione di Pierpaoli, che secondo me invece è stata ottima, soprattutto per quanto riguarda l'ammonizione di due giocatori che erano Dainelli e Milanetto, guarda caso i due diffidati che probabilmente sicuramente salteranno Firenze mercoledì prossimo, Firenze che è la patria di quella fiorentina di cui Pierpaoli presumibilmente dovrebbe fare tifo. Questa praticamente la tesi dei colleghi, non mi pare sia una tesi giusta perché i falli c'erano e le ammonizioni erano giuste, per cui da Marassi è tutto, con certamente un sorriso in più di quanto non sia venuto nelle ultime gare. Se non hai altre domande. Grazie Guido, grazie per il tuo intervento. Ha lanciato però un tema secondo me interessante, nel senso che sicuramente i falli ci saranno stati, io non voglio entrare nel merito, però che si mandi ad arbitrare il Genoa all'arbitro della città contro cui comunque dove il Genoa stesso andrà a giocare mercoledì, poi combinazione succede che gli unici magari due ammoniti sono i due giocatori diffidati. Sicuramente i falli ci sono, come dice giustamente Guido Martinelli, del quale mi fido, però secondo me è un peccato di ingenuità da parte di chi fa queste designazioni, che dovrebbe comunque tenere conto di tutto. Io sono sempre io sono sempre adetta, mi sono fatto il nome di essere un mangia arbitri, però voglio passare anche per quello che al momento giusto li difende. Sì, è vero, probabilmente il parco arbitri poteva permettere qualche altra designazione, però non bisogna fare sempre dietrologie e voler pensare sempre peggio. Io avevo un capo ufficio una volta sul lavoro che diceva: pensare male non si sbaglia mai, però famoso, la politica. Però può anche capitare certe volte che i diffidati probabilmente sono giocatori che sono propensi per il tipo di gioco, per le caratteristiche tecniche, a prendere le ammonizioni, perché per essere diffidati, lo ricordiamo partendo dall'inizio, bisogna arrivare come minimo alla terza ammonizione. Quindi secondo me è sempre così, è un po'
è semplice che ed è facile che uno che per caratteristiche prenda ammonizioni anche quando è in diffida. L'arbitro, secondo me, non è stato mandato in maniera scientifica per poterli eliminare per la partita con la Fiorentina, anche perché, come accennava Guido Martinelli dallo stadio, probabilmente i falli c'erano e quindi non troviamo il male o non cerchiamo il male quando non c'è. Ha cercato invece di fare gol Floro Flores, comunque contentissimo, lo andiamo a sentire finalmente. Allora, innanzitutto le impressioni del tuo debutto? No, credo che siano positive, almeno per me sono contento per la prestazione, per aver dato un contributo a questa squadra. Praticamente in campo 90 minuti. 90 minuti. per me è una grandissima soddisfazione, perché non facevo 90 minuti comunque da ben po'. Oggi ne ho fatti quasi 90 e comunque sto trovando il ritmo giusto per dare una mano ai compagni che ne avevano bisogno. Una bella vittoria. Mancava da due mesi. Ma sono contento veramente, perché ripeto, ne avevamo bisogno per il morale, per allenarci un po' con più serenità e con più tranquillità. Senti, hai mostrato doti di velocità soprattutto, ma di grande contropiedista, ciò di cui il Genoa, un po' più coperto che rispetto al passato, potrebbe aver bisogno. Ma io sono qua a mettere in mostra tutte le mie qualità, a dare se è possibile una mano a questa squadra, ripeto, perché ho trovato un gruppo spettacolare e serenissimo, solo che mancava la vittoria. Secondo tempo hai avuto un'occasione per segnare, sei stato un po' egoista forse? Beh, ma sinceramente giuro che non l'ho visto, se no non mi piace, sono molto altruista e mi metto sempre a disposizione per i compagni. Non ho poi visto dall'altra parte, c'era Palacio. Comunque spero di aver cambiato con il rigore, quindi. Infatti, il tuo merito, ecco, con l'azione, rigore netto, ci sono state proteste? No, nessuna protesta, è stato ingenuo il difensore a cercare di rinviare la palla e io al momento giusto dovevo mettere il piede. A volte in questi momenti c'è bisogno anche un po' di furbizia. Quanto pesa questa vittoria? Quanto pesa questa vittoria? Soprattutto il prossimo futuro. Sì, ripeto, troviamo un po' di morale perché ne avevamo bisogno. Sono arrivato in un gruppo dove, ripeto, eccezionale, erano un po' in difficoltà di risultati, ma comunque credo che c'ha dei valori immensi. Con un po' di continuità e con un po' di sacrificio in più si possono raggiungere bei obiettivi. Adesso Firenze, con che spirito? Con lo spirito di oggi, con una grande voglia, con la voglia di vincere, con tanto cuore. Queste le parole di Floro Flores. Adesso apriamo una finestra dedicata alla vela, perché abbiamo in collegamento telefonico il presidente del comitato Prima Zona di Vela, Tonino Viretti. Buonasera. Buonasera a tutti. Quest'oggi avevate in programma una gara che però, causa maltempo, come tante partite del nostro calcio, non si è potuta disputare. E c'era anche un po' troppo vento, oltre al freddo pungentissimo e alla neve. C'era troppo vento veramente e quindi si è dovuto sospendere tutto e tornare a casa. Una giornata comunque caratterizzata da altro, se non vado errato. Sì, ci sono state le premiazioni dei campionati zonali dell'anno scorso, sono state una bellissima cerimonia e quindi diamine almeno quello si è potuto fare bene al calduccio nella sala della scuola di mare Beppe Croce. Quindi un pomeriggio che si preannunciava al vento, invece si è finiti al caldo, quindi è andata bene così, nell'attesa chiaramente di ritrovarla poi successivamente, e così ci potrà anche raccontare quando recupererete questa gara. No, ormai questa qui è andata, oggi era la giornata di recupero e oggi non si è potuto fare niente, quindi adesso domenica prossima comincia la seconda parte con le altre classi, cioè 40, 420, Laser, 505, quindi comincia tutta un'altra nuova avventura. Perfetto, la ringraziamo per il suo intervento, la ritroveremo chiaramente nelle nostre prossime puntate. Grazie a Tonino Viretti, presidente del comitato Prima Zona di Vela. Ilaria, intanto, già che parliamo di altri sport, andiamo anche a vedere che cosa è successo negli sport principali, basket e volley, nell'attesa poi, come al solito, di collegarci con Paolo Noli per sapere che cosa sta facendo la Genova Carige. Andiamo invece, no, restiamo in acqua invece, perché andiamo in Sud America, dove Edoardo Stocchini e Mattia Alberico, delle nuotatori genovesi, sono sbarcati appunto oltreoceano per le maratone sudamericane. Hanno affrontato la prima gara, la 15 km del Rio Paranà, si sono piazzati nono e dodicesimo, che essendo gare mondiali sono ottimi i posti, e oggi affronteranno la maratona natatoria, quella detta la più difficile del mondo, perché è la 57
7 km di Santa Fe. Invece ci spostiamo nella pallavolo, dove la Carige Genova Volley affronterà oggi la capolista Padova, quindi un match importantissimo. Sentiremo poi, come hai detto tu, tra poco ci collegheremo, sentiremo poi Paolo Noli che ci dirà in diretta cosa sta succedendo. Invece in Serie B il Sabatieco Savona si aggiudica la trasferta torinese 3-0, il Villaggio Chiavari si impone a Pisa 3-1. In B1 femminile ottima la prestazione della Serteco, che sconfigge il Volley Reggio 3-0. La Norma KVB in Serie B2 si impone sul Mondovì 3-0, mentre subisce la sconfitta 3-0 il VGP per mano del Mantova. Bene, questa è la panoramica, tra poco torneremo a parlare di volley, ma intanto una notizia in arrivo dal San Paolo: mi dicono che Di Carlo non si sia presentato in sala stampa. Forse riusciremo a sentire Capitan Palombo, ma intanto questo è un segnale comunque di nervosismo, Roberto. Beh, sicuramente non ha fatto piacere al mister, ma a tutto il gruppo, la sconfitta di oggi e soprattutto le dimensioni che ha assunto. Guarda, leggevo un'intervista su internet, mi sembra ieri. Poi lo sentiremo. Mi sembra ieri, e mi sembra che Ballardini abbia centrato il problema. Ha detto: a mercato chiuso si lavora più facilmente. È innegabile che voci di mercato, fatti di mercato, come nel caso della Samp, la cessione del Pazzo, vadano a influenzare sulla psicologia dei giocatori, sull'approccio dell'allenatore, certo, sull'approccio mentale alla gara, del coach, del mister, di tutto lo staff e di tutti i ragazzi che vanno in campo. Quindi secondo me con la conclusione di domani del mercato ci saranno magari ancora qualche fuoco d'artificio, però poi a quel punto lì veramente gli staff tecnici potranno lavorare a pieno regime, a pieno ritmo, e affrontare le partite con l'approccio giusto alla gara. È innegabile, ma in tutte le categorie, che entrare in campo pensando che magari la domenica dopo si gioca con un'altra maglia, anche per il giocatore che va in campo è un limite, e psicologico, e anche uno può essere, c'è quello magari che ci tiene e dà il massimo, c'è quello che più calcolatore dice: ma chi me lo fa fare magari di entrare in campo, farmi male? Non solo, tutte queste voci a livello psicologico vanno a influire nettamente. Quindi sicuramente ha ragione Ballardini, si lavora meglio a mercato chiuso, e penso che in particolar modo Di Carlo, a cui oggi non è andata per il verso giusto, lo potrà fare a partire da domani. Tanto non dimentichiamo che Di Carlo si era presentato alla Samp con una Champions da giocare e un attacco delle meraviglie, si ritrova adesso a dover lottare comunque guardandosi le spalle e con un attacco completamente cambiato. Sentivo mentre arrivavo da Sestri Levante in macchina alla radio, qualcuno diceva: è salito su una Ferrari, adesso guida un 126, ma capita nel calcio, capita spesso. C'è da dire però una cosa, senza fare eccessiva polemica, che si vada, diciamo, a collegare a quanto dicevamo prima: le società genovesi hanno questi tipi di squadre che, se azzeccano la stagione, come è successo negli ultimi anni, si va a ridosso della zona Champions, si va in zona Champions. La stagione gira storta, come dicevamo prima, qualche giocatore non ingrana, qualche, in questo caso, cessione, qualche dovuta magari la cessione a qualche screzia, a qualche problema che è stato prima, qualche infortunio di troppo magari in qualche giocatore cardine, ed ecco che ci si trova in una situazione, io la definirei di limbo, che tale deve rimanere senza dover guardarsi magari le spalle dietro, perché bisogna sempre guardare anche dietro. Come giudichi l'operazione Maccarone e questa coppia? Guarda, un po' particolare con Maccarone. Non ho doti di veggente, ma a quando ho visto che si è concluso l'affare Maccarone, ho detto: secondo me, ahimè, per i tifosi sampdoriani, entro il fine settimana mi sa che Pazzini va via, perché secondo me, prima di privarsi di un centravanti, che poi, se andiamo ad analizzare, mi aggancio a quello che dicevi prima, la Samp in questa stagione si è privata, secondo me, della coppia degli attaccanti alla nazionale, cioè, perché andremo a finire così, secondo me. Probabilmente la nazionale giocherà a breve con Cassano e Pazzini. Anche perché giocando nel Milan e nell'Inter sono più convocabili volentieri. Le probabilità e le chance che hanno queste due punte aumenteranno, sono aumentate in maniera sensibile. Di contraltare, ripeto, prima di darvi un giocatore importante si è cercato, secondo me, facendo un buon acquisto per Maccarone, secondo me alla fine poi risulterà un buon giocatore e redditizio per la Sampdoria. Dobbiamo ancora sentire Palombo, speriamo di sentire Ballardini dalla Ferraris, però nell'attesa poi di dedicare un doveroso omaggio a Gianpaolo Pazzini per quanto ha fatto nella Samp e anche
per quello che ha fatto oggi. Ricordiamo un esordio col botto, Palermo in vantaggio per 2-0 a San Siro, Pazzini che segna 2 gol e poi conquista il calcio di rigore della vittoria. Però nella presentazione di ieri Gianpaolo Pazzini non ha voluto risparmiare qualche frecciata al suo ex presidente. Se ce l'abbiamo andrei a sentire che cosa ha detto. Signore e signori, benvenuto a Gianpaolo Pazzini, benvenuto all'Inter. Grazie, tutto bello, insomma, una grande sorpresa, una grande emozione. Sono andato qua, ancora adesso non riesco proprio bene a capire quello che è successo, però insomma mi rendo conto dove sono arrivato, quindi è una grande gioia per me. Il calcio di oggi è come te, veloce e imprevedibile. Ah sì, quello sicuramente, nel calcio adesso non si può mai sapere, infatti era stata una cosa molto veloce che non mi aspettavo assolutamente, però sono contento veramente. Senti, le sensazioni sono ovviamente quelle del, penso alla grande gioia, insomma arrivi a un grandissimo club, scherzando prima dicevamo hai iniziato la carriera in nerazzurro all'Atalanta, la finirai in nerazzurro all'Inter, un bel passaggio. Ma sicuramente è vero, nerazzurro ero già stato, anche se con un'altra squadra, adesso lo ritrovo, insomma c'è tanta voglia, tanto entusiasmo, voglia di fare bene, arrivo in una società che mi ha voluto, mi ha dato subito tanta fiducia, quindi per me quello è stato molto importante. I tifosi ti accoglieranno subito benissimo, anche perché poi Materazzi l'altro giorno ha detto Pazzini, magari, tanto già ha fatto dei gol da interista l'anno scorso perché i 2 gol contro la Roma sono stati abbastanza utili, quindi già arrivi con un'etichetta. Quella cosa lì insomma me la porto un po' dietro, però noi lì dovevamo andare in Champions, quindi lì avevo giocato per la Sampdoria, poi indirettamente era servita anche all'Inter, ora insomma a questo punto mi fa piacere. Ben arrivato, buon lavoro, avremo modo per chiacchierare con più abbondanza. Un saluto ai tuoi nuovi tifosi. Ma un saluto a tutti i tifosi dell'Inter e sono molto contento di essere qua. C'è un solo sito che racconta tutto lo sport ligure ad ogni livello, dai professionisti ai dilettanti per arrivare agli amatori, è liguriasport.com, il portale ufficiale dello sport ligure. Tutte le notizie, gli approfondimenti, le interviste di personaggi dello sport ligure in tempo reale, gli eventi e i risultati dalla A di atletica alla V di vela, passando per le più importanti discipline sportive praticate nella nostra regione. Solo su liguriasport.com trovate l'elenco di tutte le 3.000 società sportive liguri con i riferimenti aggiornati e ancora tutti i dati su federazioni ed enti sportivi, i media, le schede su libri ed eventi sportivi e l'enciclopedia degli sportivi liguri con le schede di tutti i più importanti protagonisti di casa nostra. www.liguriasport.com, il sito leader dello sport in Liguria con più di 500.000 pagine visitate al mese. www.liguriasport.com per sapere tutto sulla tua disciplina sportiva e per conoscere prima degli altri eventi e personaggi che diventeranno grandi. C'è solo un sito che ti offre tutta la storia di Genoa e Samp partita per partita e il presente rosso-blu cerchiato con news aggiornate in tempo reale, fotogallery, video, interviste e un impareggiabile speciale derby. GenoaSamp.com è il primo storico sito dedicato alle squadre genovesi di calcio, più di 400.000 pagine visitate al mese e un ricco database che giorno dopo giorno si arricchisce di tutti i profili dei calciatori che hanno vestito le maglie di Genoa e Sampdoria. www.genoasamp.com, ecco l'indirizzo per conoscere tutte le ultime news sulla tua squadra del cuore e per scoprire tutte le curiosità sui tuoi campioni. www.genoasamp.com, il derby va in rete. Bentornati, abbiamo sentito le prime parole da interista di Pazzini. Ieri però c'è stata la conferenza stampa di presentazione nella quale Pazzini ha ringraziato la Sampdoria, ha detto di aver lasciato il cuore a Genova, di aver avuto un rapporto favoloso con i tifosi che tra l'altro, a differenza di Cassano, hanno già fatto sapere che lo accoglieranno da re quando tornerà al Ferraris con la maglia dell'Inter. Una frecciatina più che altro, ma più che altro un dispiacere nei confronti delle parole di Garrone, che venerdì nel suo sfogo ha detto Pazzini ha chiesto sostanzialmente di andare via, mi ha messo pressione, io l'avrei tenuto fino alla fine dell'anno. E invece le parole di Pazzini sono state diverse, ha detto mi dispiace molto che il Presidente abbia detto così perché non stanno così le cose. Qual è la tua valutazione di questa situazione? La mia valutazione va ad agganciarsi a quanto abbiamo detto prima, una chiamata da parte di una squadra come l'Inter, campione del mondo in carica, è difficile da rifiutare da parte di un giocatore giovane che trovandosi, come dicevamo prima, in una squadra come l'Inter, ma poteva essere anche la Juve, ma in questo momento ha maggior ragione l'Inter, campione del mondo in carica,
vede aumentare le sue chance, vede aumentare la sua visibilità, vede aumentare le sue probabilità di vincere un qualcosa di importante e di arrivare forse a una di quelle squadre in cui quando si è piccoli e si sogna di giocare, ci si immagina con quella maglietta. Quindi da parte di Pazzini è umano, capibile, comprensibile, penso che i tifosi gli riserveranno questa accoglienza da re, proprio perché anche i tifosi, per quanto i tifosi possano essere, per quanto vogliono bene alla maglietta da San, possono capire il pazzo e questa sua scelta. Tra l'altro, indiscrezione di mercato da prendere molto con le molle, non so che cosa ne pensi, si dice che questo acquisto dell'Inter di Pazzini possa essere un eventuale preludio ad una cessione a fine stagione di Milito che potrebbe tornare al Genoa. Ma guarda, da parte dei tifosi genuani penso che sia auspicabile, ecco, sarebbero veramente contenti e felici di riabbracciare il Principe. Io ho una mia teoria sul Principe, secondo me uno dei giocatori più forti che abbiamo mai visto giocare al Ferraris, che abbiamo visto mai giocare in Italia. Secondo me, ti dico anche questo, ed è un po' che porta avanti questa teoria di fantacalcio, secondo me quest'anno al Mondiale è stato sabotato, proprio da Maradona, perché se Milito avesse giocato con continuità, nello stato di forma in cui era, secondo me l'Argentina non sarebbe uscita così mestamente dal Mondiale, è che probabilmente si sarebbe appannato il mito per eccellenza che è Maradona. E Maradona, secondo me, questo calcolo da buon argentino calcolatore l'ha fatto. Milito ne arrivava da un periodo stratosferico con l'Inter in cui aveva vinto la tripletta, come diceva tutto, e sì, protagonista, peraltro. Protagonista con gol vincenti e, ripeto, è un appunto che faccio a Maradona. Si dice che comunque Milito, quando finirà la sua esperienza all'Inter, tornerà alla base per finire la carriera. Io penso che Milito, è difficile però immaginare Milito, un Milito un gran campione, a mezzo servizio, no, con un Pazzini e Tocchi a questo punto. Potrebbe diventare la coppia titolare. Sono convinto che se Milito andrà via dall'Inter e se il progetto Genoa continuerà in una crescita, diciamo, moderata ma costante della società, penso che il primo pensiero di Milito sia per il Genoa. Milito non ha mai nascosto di dover tanto alla squadra rossoblu, alla società rossoblu, a Preziosi, e quindi penso che l'opportunità, le probabilità di vedere un giorno, magari anche abbastanza prossimo, Milito di nuovo in maglia rosso-blu non siano elevate. Ecco. Chiedo alla regia di collegarci con Paolo Noli per ciò che riguarda il risultato parziale della Carige Volley impegnata nel big match di Serie A contro la capolista Padova. Appena è pronto il collegamento ci mettiamo nelle condizioni di vedere com'è il risultato in questo momento. Intanto dovrebbe essere a breve anche pronta l'intervista di Angelo Palombo. Un'altra analisi sul Genoa che ha lavorato abbastanza bene sul mercato, forse però continua a mancare un centravanti di peso. Bisognerà vedere come è questo Boselli. La tua valutazione su questo giocatore, cosa sai di questo giocatore? Io ti dico questo, secondo me Boselli potrebbe trovare i giusti equilibri nel Genoa. È innegabile che il Genoa non ha investito solo su Boselli. Il Genoa ha un ventaglio adesso di attaccanti. Innanzitutto abbiamo un ritorno di Palacio che non è da sottovalutare. A questo aggiungiamo Boselli che sta per essere in forma e tra poco sarà pronto per far parte dell'11 titolare. Non dimentichiamoci l'altro investimento fatto su Paloschi, che secondo me è un investimento di prospettiva, e l'altro investimento ancora destro, ancora più di prospettiva. E quindi poi Floro Flores, che già oggi ha potuto dar modo e ha fatto vedere di che pasta è fatto. Quindi penso che problemi nel reparto offensivo non ce ne saranno in maniera particolare. Conco ha dato qualità, quella frizzantezza che mancava probabilmente al centrocampo del Genoa. Devo dire la verità, mi aspettavo magari qualcosa anche più in cabina di regia, perché tolto Milanetto che rimane, purtroppo mercoledì sarà squalificato, la partenza di Cargià, da tanti bistrattato, secondo me lascia qualche lacuna. Bene, anche Kučka, di cui si parla poco, un giocatore comunque di grande spessore dal punto di vista fisico in particolar modo, ma adesso, come promesso, ci colleghiamo con Paolo Noli per sapere com'è la situazione nel big match di volley. Ciao Paolo! Sì, buonasera a tutti voi. 25-20 il primo set per la Fito Performance Padova,
che da capolista sta legittimando questo vantaggio anche in questi primi punti del secondo set. Una squadra molto completa, quella allenata da Montagnani, che sta mettendo in difficoltà la Carige un po' in tutti i reparti del gioco. C'è da dire che i genovesi hanno comunque risposto colpo su colpo ai patavini con la formazione base che ha proposto Del Federico, con Nuti in regia, Paoletti opposto, Mercorio e Ogurciak schiacciatori, Di Franco e Pecorari centrali e libero Zappaterra. È una buona Carige che proverà ora nel corso del match a cambiare un pochino le sorti di questa partita. Sicuramente ci vorrà da parte di tutti i ragazzi una super prestazione. Siamo nelle fasi iniziali del secondo set e ricordiamo è la quarta giornata di campionato. La Carige si trova al quinto posto in classifica a pari punti con la Chebanca Milano grazie al successo che ha ottenuto proprio prima della sosta contro Santa Croce per 3-0. Ti restituisco la linea. Paolo Noli, noi ci fermiamo per qualche istante, ultimo stacco pubblicitario, poi torniamo ancora con tanti contributi filmati, state con noi. Ben ritrovati ancora insieme, stiamo preparando l'omaggio a Giampaolo Pazzini, doveroso, l'abbiamo fatto quando andò via Diego Milito dal Genoa, ci sembrava giusto anche riservarne uno a Giampaolo Pazzini, ricordando anche che questo oggi ha esordito con il botto con la maglia dell'Inter. Ma intanto Roberto, andiamo a sentire quelle che sono le dichiarazioni di Angelo Palomo. Come detto, Di Carlo non ha parlato, una sorta di silenzio stampa per lui, sentiamo che cosa ha detto il capitano. Al di là della sconfitta molto pesante, però ci sono sconfitte e sconfitte, penso. Siamo troppo altalenanti, facciamo magari una partita bene, una male, una partita bene, una male. Però l'avevo detto all'inizio dell'anno che non sarebbe stato come l'anno scorso. Dobbiamo compattarci, non dobbiamo essere comunque disfattisti, ma farci un bel esame di coscienza tutti, per primo io, perché comunque poi magari si rischia di rimanere impelagati in brutte situazioni. Creiamo poco sicuramente, anche quando, ha detto bene lei, anche quando c'era Pazzini e Cassano a volte non li servivamo proprio, quindi si fa fatica così. Se tutti danno qualcosa in più sicuramente si può far meglio, poi resta il fatto che comunque giocatori di talento è difficile rimpiazzarli, però comunque noi dobbiamo pensare alla Samp in questo momento, non c'è più né Cassano né Pazzini e dobbiamo fare tra di noi senza abbatterci più di tanto, però dobbiamo anche reagire. I giocatori devono pensare ad andare in campo, non devono pensare alle scelte societarie oppure ai tifosi che possono fischiare o niente. Noi dobbiamo andare in campo tranquilli, perché comunque secondo me siamo comunque una buona squadra anche senza Pazzini e senza Cassano. Sicuramente incontreremo più difficoltà, però noi dobbiamo solo mettere la testa in campo e basta, senza pensare alla società, alle cose, perché sono cose che non ci competono. Perfetta quella di Angelo Palomo, che tra l'altro è pronto per il rinnovo fino al 2015 se non vado errato. Ti chiedo, un'analisi perfetta e anche una tiratina d'orecchie per chi magari si dimentica che comunque c'è da giocare un campionato. Sicuramente le parole del capitano di Palomo sono state appropriate, sono state parole dette da un capitano che si rende conto della situazione su cui, in cui è la sua squadra, la sua barca. E ha parlato bene. Voglio spezzare una lancia adesso a favore del mister, di Carlo, perché, come mi ha detto prima, mercato finito, ora potrà provare a lavorare. Da maniaco quale sono, in settimana, non avendo più da che fare al pomeriggio, oltre che andare a vedere gli allenamenti degli altri, mi diletto con internet e su un sito di match analysis che vanno ad analizzare proprio nei particolari le varie prestazioni delle squadre, una pecca della Samp è quella che, indipendentemente dai gol, va pochissime volte al tiro, e mi sembra che anche oggi, da quanto anche come diceva adesso il capitano, sia arrivata poche volte alla conclusione. Quindi adesso la traccia su cui lavorare per mister Di Carlo penso che sia questa, la traccia a livello di formazione di rosa è questa, gli è dovuta un po' di tranquillità per poter riorganizzare
le idee, riorganizzare i ragazzi e, come dice Palombo, rimboccandosi le maniche, secondo me la Samp potrà veleggiare una posizione tranquilla. Idem, una situazione molto simile che il Genoa viveva qualche settimana fa. Oggi è riuscito a ribaltare la situazione con qualche innesto, sì, ma anche con uno spirito ritrovato a livello proprio psicologico che, ripeto, martedì al campo si respirava già, c'era già positività. Come dicevo prima, spero che non vada via Eduardo, secondo me è un professionista nonostante qualche pecca, ma qualche pecca anche i grandi portieri ce l'hanno tutti. Ci sarà da lavorare, Spinelli è secondo me uno dei migliori preparatori su piazza, come del resto anche Bistazzoni, l'ho detto l'altra volta, come preparatore e portieri siamo messi bene, secondo me entrambe le squadre potranno uscire bene da questa situazione. Sull'ultima frase di Palombo, una tua valutazione, i giocatori devono fare i giocatori, non si devono preoccupare. Sì, i giocatori devono in tutte le categorie fare i giocatori, non crearsi alibi e pensare a dare il massimo quando si va in campo. È normale che di fronte a volte al mercato dei grandi, quello che avviene in Serie A, tra i professionisti, dove il cambiare squadra può essere anche per tanti una scelta di vita, può essere anche la svolta della vita, perché, ripeto, come ho detto prima, non per giustificare Pazzini, ma per dare una spiegazione coerente, quando ti chiama l'Inter ti cambia proprio la vita, probabilmente. Anche se si parla di tanti soldi... Stando alla Samp uno può vincere un qualcosa, all'Inter le probabilità di vincere qualcosa di importante aumentano. Bene, siamo quasi in chiusura, non della trasmissione ma del nostro dibattito, perché andremo a sentire l'intervista di Pazzini nel dopopartita con la vittoria dell'Inter e soprattutto tutti i gol di Giampaolo Pazzini dal suo arrivo alla Samp fino al suo ultimo gol realizzato in questa stagione. Prima di farlo però io voglio ringraziare Roberto Canepa, che ritroveremo prossimamente. Ciao Roberto. Grazie, è un piacere tutte le volte che mi invitate, eccomi qua. Il nostro milionista di fiducia Roberto Canepa. Volentieri. Grazie a Ilaria Monti, che ritroveremo volentieri tutte le settimane, non glielo dobbiamo neanche dire. Buona serata a tutti. Dunque, il programma è questo. Sentiamo Pazzini tra poco che cosa ha detto ai microfoni dopo la vittoria, l'esordio con la maglia nerazzurra con una doppietta. Poi tutti i gol del pazzo, un omaggio che vogliamo fare a lui e a tutti i tifosi della Samp e poi le interviste come al solito ridisegnate dal nostro Pierluigi Manfra. Ci vediamo poi con Claudio Bianchi a partire dalle ore 19 con il suo dilettantissimo, grazie per essere stati con noi. Ecco l'omaggio a Pazzini. Speravo che finisse tutt'altro modo, invece guarda, il secondo tempo è stato davvero ricco di emozioni, soddisfazioni, e sia dallo stadio, come quando sono entrato mi ha fatto un grande applauso, un coro, quindi mi sono divertito. Il secondo tempo veramente siamo una squadra forte, ho visto giocatori forti che quando sono tuoi compagni di squadra ti fanno ancora più impressione, quindi mi sono divertito perché sono arrivati molti palloni, molti cross, e credo che per un attaccante come me sia il massimo. Mi dispiace perché so comunque il valore di quello spogliatoio, tutti amici, insomma, mi dispiace vedere la Samp così, però sono altrettanto convinto che si possano riprendere, possano far bene già da mercoledì, perché sia i tifosi della Samp e i miei compagni non meritano sicuramente quella classifica. Di prima a cercare Pazzini, area di rigore, Pazzini si gira, Pazzini, rete, vantaggio della Sampdoria, il primo gol, il blu cerchiato in campionato per Giampaolo Pazzini. Bravo, grande giocata di Cassano, palla dentro, Pazzini, 2-1, il primo gol a Marazzi di Giampaolo Pazzini. C'è la movimento di Cassano, una palla geniale di Cassano, 1-0 Sampdoria. Cassano può andare con destro, in realtà un tocco morbido dentro per Pazzini, 1-0, le dita sugli occhi di Giampaolo Pazzini. Cassano evita l'intervento del suo amico Beckham, poi la palla geniale per Pazzini, 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 2-0 Doria, 2-0 Doria, è un gol.
Tanto il raddoppio di Giampaolo Pazzini. Cassano Rivas lo salta dentro a cercare Padalino e poi ancora Pazzini. Goleata Sampa, doppietta di Giampaolo Pazzini. That tonight's gonna be a good night. Cassano prende un pallone impossibile, lo mette in mezzo e c'è il pareggio a Samp che con Pazzini 1-1 ha pareggiato Pazzini ed è uno splendido gol. Padalino, grande libertà Padalino, Doni e 2-1 ancora Pazzini. Dentro per Franceschini, poi Pazzini, però Ginorsi, il vantaggio della Sampdoria con Pazzini. Fa buono Piangelo, sul destro di Pieri, palla che filtra, Pazzini, posizione buona, tiro, rete, vantaggio della Sampdoria, gol di Pazzini. Riesce a servire in mezzo per Barilucchi, salta Zanotti, torna su di lui, tira a gola, c'è anche Pazzini nella testa della Sampdoria. Tanto Cassano, visto stanchi visi, si va di testa, deviazione di Pazzini che si è inserito sulla traiettoria e ha pareggiato per la Sampdoria. Pallone dentro ancora per Stankevičius, Pazzini! Cassano deve uscire al fuori gioco, il tocco su Mannini, va dentro, 1-0 Mario, Pazzini, Pazzini, il cross in mezzo, Pazzini, Pazzini, la Sampdoria riconquista il primato con Pazzini e qui la preso l'attimo, mette dentro Pazzini e pallone che termina in rete. Numero di Cassano con l'anna, attenzione dentro c'è Pazzini, palla per lui Pazzini, carnevale Samp, Pazzini in maschera. Palla dentro Pazzini, la prima palla. Padalino, ancora cacciatore. Cassano, Padalino, ancora per Cassano, numero di rigore, Cassano, Pazzini! 2-0! Tutti pazzi per Pazzini, a Marassi. Parte Pazzini! Si sblocca il pazzo! Uno pari, due palo e poi gol. Esultanza tipica di Pazzini. Bellini a proteggere il pallone, non ci riesce, Signori che aggancia, mette il pallone in mezzo, Pazzini, eccolo Pazzini, l'undicesimo in campionato. I got my money, let's spin it up, let's spin it up, go out and smash, smash. Sì, l'angolo, spesso la soluzione a rientrare sul secondo palo. 3-0 Italia con Pazzini. Tanto di Pazzini, poi il corto per Segnoli, prova a passare Pazzini, gol di Pazzini. La spinta di Cassano, Piccone, ma dei porta Pazzini, Pazzini, ancora Pazzini, porta vuota, 2-0 Pissone, ottimo il cambio per Mannini, subito Cross, Pazzini, Pazzini, il
sinistro, secondo palo, colpo di testa a rete, il pari della Sampdoria, ha segnato Pazzini. Tutto fornisso, doppio passo di Mannini, palo sul sinistro, lo si dare Pazzini, Pazzini, la Sampdoria in vantaggio. Ma Pazzini, col destro, la Samp in vantaggio con Giampaolo Pazzini, 18 gol in campionato, il sogno Champions è sulle spalle del pazzo. Matteo Ziegler in suo cross, colpo di testa di Pazzini, rete, 19° gol di Giampaolo Pazzini. Con Team, Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.